Oggi per la comunità di Cossogno è una giornata di festa. Da sempre questa giornata rappresenta un qualcosa di particolare, con una tradizione che ormai è diventata secolare. In questa giornata si dice grazie e si rende omaggio alle persone e alle associazioni che in qualche modo in un anno così difficile e così pesante sono riusciti a portare anche simbolicamente un pezzo di pane. Oggi in chiesa ho ringraziato tutti le associazioni, i privati che danno una mano all'amministrazione comunale, ma soprattutto alla comunità di Cossogno, e soprattutto abbiamo annunciato, perché poi verrà consegnato nel mese di marzo, il TOC che quest'anno è stato dato a Donna Francesca Enrica Bottacchi, che è la nostra ristoratrice della piazza, che, come ho detto in chiesa, va ben oltre a quello di garantire un servizio di ristorazione, ma è un'attività che è sempre vicina alla comunità. Ci dà una mano anche per quanto riguarda l'organizzazione di feste ai bambini e ci dà una mano anche quando la Protezione Civile esce a lavorare e lei ci garantisce magari anche un sostegno a mezzogiorno dietro un piatto di pasta e un bicchiere di vino, che sono una cosa importante perché questo ci permette di cementare quello che è anche il gruppo. L'altra associazione a cui è stato dato il TOC è la Commissione del Pane, è una commissione che da 500 anni, forse di più, lavora sul nostro territorio. È quella che ha preso in eredità un'elemosina cittadina, che è una delle poche rimaste in tutta la provincia. Ho invitato la mia comunità a rileggere nel segno del pane il segno della semplicità e il segno dell'essenzialità, proprio come è la fede nella vita e nel cammino di un cristiano. Oggi abbiamo il segno della semplicità di un Dio che si fa bambino, ma nell'essenzialità della sua presenza. Per la vita del cristiano Cristo è l'essenziale. E allora ho invitato tutti veramente a riscoprirsi così, come segno semplice ed essenziale nel cammino della nostra comunità parrocchiale, invitandoci tutti a guardare a colui che è la semplicità nel bambino di Betlehem, ma è anche l'essenzialità della nostra esperienza.